Va ora in onda Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Un cordiale saluto a tutti da Massimiliano Spiriticchio, al microfono Natascia, alla parte tecnica e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne. L'assessore regionale Donato Di Matteo e il presidente della Commissione regionale Sanità Mario Olivieri hanno istituito un tavolo di lavoro per portare a compimento il cammino legislativo della legge regionale su disposizioni in favore dei soggetti con disturbi specifici di apprendimento, in pratica i soggetti con dislessia, in cui firmatari, oltre a Di Matteo, sono i consiglieri Sandro Mariani, Camillo D'Alessandro, Dino Pepe e Pierpaolo Petrucci. Il provvedimento era già stato portato in commissione e discusso, ma dopo aver ascoltato alcune associazioni di categoria intervenute, i commissari presenti hanno ritenuto opportuno rinviare la conclusione dei lavori. I comuni della costa teramana ricorreranno insieme alla provincia al TAR contro il Ministero dell'Ambiente, che ha rilasciato parere favorevole alla società inglese Spectrum Geo ITD per la ricerca di idrocarburi in mare con la tecnica dell'Airgun. E quanto hanno deciso i sindaci dei comuni di Roseto, Giulianova e Pineto e gli assessori all'ambiente dei 7 comuni della costa teramana nel corso di una riunione in provincia. La nascita di un fondo demaniale regionale per valorizzare i beni immobili pubblici sul modello del Fondo Nazionale può partire in Abruzzo in virtù della collaborazione istituzionale tra Regione Abruzzo e Agenzia del Demanio. La concentrazione del patrimonio immobiliare pubblico, 200 beni segnalati rispetto al numero di abitanti, l'avanzato grado di federalismo immobiliare, che vanta una soglia del 90%, rendono l'Abruzzo un laboratorio nel quale creare le condizioni per sottrarre dal degrado gli immobili pubblici e sostenere gli enti locali attraverso interventi virtuosi di federal building, come nel caso dell'ex ospedale militare di Chieti, dove rinascerà la gloriosa biblioteca De Meis ed una vera cittadella, ci sarà una vera cittadella della formazione anche a beneficio dell'università. Chiusa la rampa in entrata dell'asse attrezzato nello svincolo Torri Camuzzi a Pescara dal 6 al 12 luglio per lavori, lo stabilisce un'ordinanza emessa proprio dal comune di Pescara. Al mare con l'autobus a Pescara si può, un'alternativa che rende la città sostenibile, la riviera più praticabile e la permanenza in spiaggia più serena, a cui abbiamo lavorato al fine di agevolare l'utenza balneare attraverso un'intensificazione delle corse e dei mezzi pubblici. L'invito arriva dal comune di Pescara ed è quello a lasciare l'auto presso l'area di risulta, dove la domenica si può stare gratis e dove gli autobus che arrivano alla riviera fanno base. 3 sono le linee che servono la parte nord della riviera, il 2, il 4 e il 5. 4 quelle invece che vanno a sud, sono il 10, il 7, il 15 e il 21. Il progetto di riqualificazione della riviera nord di Pescara dalla rotonda Paolucci fino al confine con Monte Silvano, costato in tutto 3.100.000 euro, è di fatto monco, perché la passata amministrazione non ha mai provveduto a far costruire l'impianto di irrigazione.
i soldi stanziati per quella tranche dell'appalto come ultimo atto dal governo di centrodestra il 29 maggio 2014 sono stati dirottati per il rifacimento di 40 metri di lungomare all'altezza dello stabilimento balneare Le Naiadi, una situazione emersa dalla Commissione Ambiente del Comune di Pescara, fa sapere l'amministrazione comunale pescarese. Aver eliminato un groviglio di sensi di marcia, peraltro contrapposti tra di loro, e aver ripristinato una scelta di mobilità lineare in prospettiva di una riorganizzazione più complessiva rimessa allo studio di un nuovo piano generale del traffico urbano, non è solo un'esigenza per la collettività, ma una necessità. Una necessità che sappia tener conto delle diverse e plurime esigenze sia da parte di quanti risiedono nelle aree interessate, sia da parte di coloro che dalla viabilità di quella stessa area traggono interesse lavorativo e commerciale, lo afferma il vice sindaco di Pescara sui lavori in Viale Regina Margherita. E oggi 4 luglio è la giornata in cui si celebra la festa di San Cetteo presso la chiesa cattedrale di San Cetteo a Pescara. Questi gli appuntamenti legati al programma religioso. Alle 18:30 ci sarà la solenne messa pontificale presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Tommaso Valentinetti, arcivescovo di Pescara Penne, con la partecipazione dei canonici e dei sacerdoti. Anima il coro della cattedrale. Alle 19:30 circa è prevista la solenne processione con la statua e le reliquie del santo per le vie della città. Domani, domenica 5 luglio alle ore 8, Santa Messa e Lodi e poi le altre sante messe alle ore 10, alle ore 11:30 e alle ore 18:30. Oggi, sabato 4 luglio, nella diocesi dell'Aquila si celebra la memoria di San Cesidio da Fossa, sacerdote e martire, mentre nella diocesi del Trivento si celebra la memoria di San Casto, vescovo e martire. La direzione, la redazione, la regia e i collaboratori tutti di Radio Speranza augurano buon onomastico a tutti gli ascoltatori che portano questi nomi. Buon anniversario di ordinazione sacerdotale a Don Gino Cilli, Don Antonio del Casale, Don Maurizio di Girolamo, Don Giovanni Gaspari e Don Italo Pighi, che celebrano la ricorrenza oggi, e a Don Gianni Caldarelli, che la celebrerà domani. E buon compleanno a Don Camillo Lancia, che festeggia la ricorrenza oggi, e al diacono Riccardo Rendine, che la festeggerà domani. Siamo alle previsioni del tempo. Oggi su Pescara e provincia si prevede cielo sereno con temperature da 24 a 30 gradi e venti deboli. Domani si prevede cielo sereno con temperature da 23 a 30 gradi e venti deboli. Il mare è previsto poco mosso sia oggi che domani. Era l'ultima notizia per questa edizione del nostro notiziario. Da Massimiliano Spiriticchio al microfono, Natascia alla parte tecnica e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne, grazie per essere stati con noi. A risentirci. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica.